Il re delle gobbe ha lasciato il segno sulle nevi del Palù. Il canadese Michael Kingsbury, fuori classe del freestyle, ha vinto la tappa di Coppa del Mondo organizzata in Valmalenco. In campo femminile, affermazione per la campionessa olimpica Jacara Anthony, che in finale ha avuto la meglio sulla francese Perrine Lafont, vincitrice delle ultime 4 Coppe del Mondo. Gli atleti sono soddisfatti e penso che abbiamo avuto una Coppa del Mondo all'altezza della Valmalenco, all'altezza delle nostre gare. I prossimi appuntamenti? I prossimi appuntamenti sono la Coppa Europa fra 15 giorni, di Arials, che sono salti anche quelli, e poi i campionati del mondo juniores sia di snowboard che di freeski. Quindi la migliore gioventù dello sport nelle prossime settimane qua in Valmalenco. Sono 12 anni che siamo al top della specialità in Italia. Come sempre siamo riusciti a fare del nostro meglio e la manifestazione è terminata con un grande successo. La Valmalenco si è ritagliata veramente nel panorama internazionale come stazione per queste specialità ad altissimi livelli. Sì, indubbiamente questo ci pone all'attenzione mondiale con tutti questi avvenimenti che da qui a 15 giorni si stanno susseguendo in Valmalenco su queste nevi stupende, e anche gli atleti hanno dimostrato di apprezzare, le delegazioni, gli allenatori, e quindi siamo convinti che sia un ottimo strumento di promozione per un territorio che non è solo legato alla Valmalenco ma a tutto il mandamento di Sondrio, a tutta la Valtellina e a tutta la Lombardia. E qui a Chiesa in Valmalenco sono abituato a seguire gare di Coppa del Mondo, grandi eventi, veramente organizzati molto bene, così è anche oggi. Ho avuto anche l'occasione di sciare, mi sono ritagliato un piccolo spazio per sciare, devo dire che le piste sono bellissime. Sarà la regione Lombardia, sarà l'Italia, sarà Milano, sarà la Valtellina a organizzare i prossimi giochi. Questo vuol dire poter promuovere i nostri comprensori, non soltanto quelli delle venues olimpiche, ma anche gli altri comprensori della Lombardia, dove potranno essere organizzati in questi 4 anni dei grandi eventi, così come ospitare delle squadre nazionali. Per Creval Credit Agricole Italia, essere main sponsor di questa importante manifestazione significa rinforzare il sodalizio con il territorio di appartenenza ed essere vicini al mondo dei giovani. Siamo in un contesto storico purtroppo molto difficile, laddove i valori sportivi di uguaglianza, di inclusione, di diversità assumono un rilievo molto importante e possono aiutare a migliorare il dialogo e incrementare la speranza.